Luca, un oro ai giochi del Mediterraneo, un bronzo agli europei, è un momento felice per te questo dal punto di vista ovviamente professionale e sportivo? Sì, sì, è stata una stagione ricca di grandi risultati, soprattutto a livelli anche di tempi, perché comunque mi sono migliorato rispetto all'anno scorso. E era un risultato, quello dell'europeo, che cercavo, perché comunque 2 anni prima avevo fatto già un bronzo europeo, l'anno prima nel 2017 avevo sfiorato una finale mondiale di 15 centesimi e quindi era un risultato che cercavo profondamente. È arrivato e sono contentissimo. Senti, come ci si prepara per questi grandi eventi? Quanto sacrificio, quanto impegno c'è dietro a certi risultati? Perché noi diamo per scontato che tu viaggi velocissimo in vasca, però dietro c'è tantissimo lavoro. Sì, non c'è nulla di scontato in realtà, c'è una preparazione lunga e meticolosa e da stare molto dediti alla continuità del lavoro che si fa. E poi ovviamente si arriva alle gare, ci può essere il giorno un po' più sfortunato, il giorno un po' più fortunato, e comunque la stagione, un'intera stagione si racchiude in 2 minuti di gara, quindi bisogna cercare di incanalare tutte le energie in quei 2 minuti lì. So che ho letto in qualche intervista, tu studi anche gli avversari, la tecnica dei più forti anche, no? Sì, sì, certo, è una cosa che mi aveva insegnato il mio vecchio allenatore Thomas e è una cosa che aiuta, perché comunque ti permette di non trovarti in difficoltà rispetto agli avversari che hai di fianco o magari 2 corsie di fianco a te, e in difficoltà nel senso che magari non ci possono essere sorprese. Ecco, se sai che uno parte più veloce di te, te la metti via e magari sai che dovrai cercare di recuperare dopo. Quello. Tu sei veronese, hai ricevuto oggi qui a Palazzo Barbieri questo riconoscimento, è una soddisfazione doppia in qualche modo. Sì, sì, beh, per me da veronese è un orgoglio essere premiato qua in comune, essere a Razzi. È un orgoglio ritrovare tutte le autorità, è un orgoglio essere veronese. Prossimi obiettivi, prossime date in calendario, appuntamenti? Sì, ci sono i mondiali in corta a dicembre, che però sono in vasca corta, come dicevo, e quindi io purtroppo non sono molto competitivo nella vasca da 25, e quindi si punterà tutto al mondiale di quest'estate, dell'estate prossima, in Corea del Sud. Bocca al lupo. Crepi il lupo.